Quando si parla di fabbisogni nutrizionali, ci si riferisce alle quantità giornaliere di proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali, cioè ai nutrienti che sono contenuti in maniera variabile all'interno degli ingredienti. Un buon alimento, per essere considerato tale, deve apportare tutti i nutrienti in maniera completa e bilanciata. Spesso capita di vedere pubblicizzata la presenza di un singolo ingrediente. Questo è sicuramente importante, però non mi dice quali e quanti nutrienti questo apporta. Ad esempio, l'ingrediente pollo può essere fonte di proteine presenti nella carne, di grassi presenti nella pelle o nel tessuto adiposo, o ancora di minerali presenti invece nelle ossa. Per cui un petto di pollo apporterà molte proteine, un taglio diverso come ad esempio le ali invece saranno una fonte di grassi e di minerali. Come facciamo noi a capire quali tagli siano stati effettivamente utilizzati? In questo caso l'analisi analitica può venirci in aiuto, in quanto se noi troviamo un'alta percentuale di ceneri che corrisponde alla quota dei minerali, possiamo presupporre che i tagli utilizzati fossero ricchi in ossa e quindi qualitativamente poco pregiati.